Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sto preparando un gustoso rustico con pasta sfoglia alla parmigiana. La parmigiana perché andrò a utilizzare delle melanzane che ho già tagliato a fette sottili e le ho fatte cuocere in padella con un filino d'olio. E la poi la vado a condire con la passata di pomodoro, prosciutto cotto e mozzarella. Ho già lasciato scongelare la pasta sfoglia a temperatura ambiente. Io uso una senza glutine, che adesso vado a stendere leggermente. La vado a condire con la passata di pomodoro. Origano. Poi vado a sistemare solo su metà le fettine di melanzana. Aggiungo un pizzico di sale, vado a sistemare sopra una fettina di prosciutto cotto. Mozzarella. Ancora melanzane e adesso la vado a chiudere. Sigillo bene i bordi. Faccio dei tagliettini così e adesso la vado a sistemare su una teglia da forno e la vado a infornare in forno caldo preriscaldato a 200 gradi e la faccio cuocere per circa 25-30 minuti. Ed eccolo qui, il mio rustico alla parmigiana è pronto. L'ho lasciato un attimo intiepidire, adesso vi faccio vedere com'è l'interno. Guardate che bontà! Pieno di melanzane, pomodoro e mozzarella. Buonissimo, dovete assolutamente provarlo. A presto con un nuovo video, ciao!